Ciao Vube, allora oggi è una diversa postazione, sono in camera di mio fratello e sto registrando anche con la webcam del computer, quindi se non c'è una perfetta illuminazione, se non è delle qualità migliori questo video è perché comunque lo sto facendo attraverso la webcam. Allora, questo video sarà un video tag dove sono stata taggata da Nina P, quindi da Selena. Allora, ringrazio innanzitutto a te, Pupa, per avermi taggato comunque sul tuo video. E questo tag consiste nel rispondere 12 domande. Allora, cominciamo subito. Allora, se dovessi consigliare un fondotinta, sì, yes. Se dovessi consigliare un fondotinta, quale consiglieresti? Allora, se io dovessi consigliare un fondotinta, consiglierei assolutamente l'ultimo, cioè forse ne due ne consiglierei. L'ultimo di Essence che sto provando, che è l'Oso Matte, la colorazione 12. E un altro è quello della Coste, la colorazione 02, diciamo è tra le più chiare. Che sono quello della Coste è un fondotinta compatto, mentre quello dell'Essence è un fondotinta abbastanza liquido, quindi diciamo che se siamo troppo di fretta non è un fondotinta adatto perché spenderemo troppo troppo tempo, perché è un po' difficilotto da lavorare. 2. Che faresti se i tuoi trucchi scomparissero? Allora, se i miei trucchi scomparissero, mi arrabbierei molto, cioè sarei presa un attimo dal panico generale, però poi comunque ricomprerei tutto perché io ho trucchi molto 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 low cost, quindi non perderei molto tempo a riacquistare il tutto, anche perché non ho una collezione stratosferica di trucchi, però comunque all'impatto mi arrabbierei molto. 3. Un prodotto per occhi che non si che non cogli, bom, bom. Un prodotto per occhi che non consiglieresti a nessuno. Prodotto per occhi che non consiglierei a nessuno. Non me ne viene manco mezzo. Forse, adesso. Una matita Kiko nera di una vecchissima collezione, c'è presa tipo 4 anni fa, che so, per dirla grande. È una matita nera che dopo il primo utilizzo io l'ho giustamente temperata, niente, non c'era più niente da fare, la mina all'interno non c'era, cioè veramente orrenda come situazione, perché va bene che non costa tanto, però comunque voglio quel prodotto e lo voglio provare perché comunque sono sicura, più o meno, tra virgolette, che mi dia, diciamo che sia buono, ma lì proprio all'interno non c'è neanche la mina. Quindi ho provato 150 miliardi di volte, tuttora certe volte mi viene la cosa di andare a provarla, ma niente, niente proprio. 4. Da quanto tempo compri trucchi? Allora, io compro trucchi da ben 5 anni, quando avevo 14 anni, comunque 5-6 anni più o meno, perché praticamente io in passato ho già avuto un canale YouTube, solamente che ho chiuso, perché ho spiegato anche nel video, in un video, che come mai io ho aperto il canale. Praticamente io l'ho chiuso perché mi vedevo un po' troppo piccola per cominciare a fare queste cose. E quindi l'ho chiuso proprio per questo. Quindi da quel momento comunque ho cominciato ad avere più trucchi, anche perché mio padre prima del primo superiore e ancora al primo superiore non voleva che mi truccassi, quindi neanche la matita nera negli occhi. Quindi praticamente prendevo poco e niente, compravo pochissimi prodotti, tipo avevo un eyeliner, un mascara e una matita, cioè le uniche tre cose buone che avevo. E poi vabbè, le trusse che te regalano fin da quando sei piccoli, perché comunque le trusse sono sempre dei regali buoni che si fanno la maggior parte delle volte. 5. Ti sei mai stufata di comprarne? Assolutamente no, anzi penso che io ho una malattia per i trucchi, cioè nel senso
ogni volta devo comprare qualcosa, anche magari se decido di non acquistare qualcosa che è un po' di più caretto, che trovo magari solamente in profumeria, vado al mercato e lì mi do la pazza gioia. Poi, 6. Termini mai qualche prodotto make-up? Assolutamente sì, la cosa che mi viene più facile da terminare sono i rossetti, perché comunque ne faccio uso ogni giorno, anche se magari non ho sempre lo stesso colore, perché comunque non ce la faccio a utilizzare ogni giorno il colore, anche perché io tendo molto ad abbinare il rossetto al trucco, perché comunque se ho un trucco troppo scuro negli occhi non vado a utilizzare lo stesso rossetto, per esempio se il giorno prima l'ho usato il rosso non lo vado a riutilizzare il rosso, quindi mi piace un po' giocare con i rossetti, ma è l'unico, cioè il prodotto che riesco a finire prima della scadenza. Finisco anche spesso e volentieri, subitissimo, i correttori. I correttori, infatti, questo qui della, che è della Maybelline, comunque è l'ultimo correttore, che forse della Rimmel, sì, mi sta già finendo ed è un mesetto che ce l'ho. Quindi io vado, cioè io i correttori e i rossetti li faccio finire immediatamente, tranne quelli che sono magari di una marca che toglie il fiato, no. Poi, 7. Preferisci il rossetto lucida labbra? Allora, dipende. Il rossetto lo preferisco ai lucida labbra, perché non mi dà quella sensazione di appiccicaticcio e non è molto lucido sulle labbra, ovvero ci sono rossetti lucidi sulle labbra, ma io la maggior parte delle volte li utilizzo opachi, perché a me piacciono i rossetti opachi. Primo, perché comunque non hanno appunto questa lucentezza nelle labbra, e in più comunque durano molto di più, perché sono di quelli che si fissano proprio sulle labbra, a meno che non sia una marca un po' più scrausa, quindi se ne va in tempo di niente. Però vi devo anche dire che mi piacciono i lucida labbra, ma non tutti i lucida labbra, mi piacciono quelli dell'Essence. Allora, io ho sia il set dei mini lip gloss, quelli da 3, dove c'è quello trasparente e due somiglianti sul rosa, e in più ho due XXXL Shine, che sono buonissimi come lucida labbra, non mi appiccicano troppo e per giunta uno l'ho quasi terminato, quindi li adoro. Quindi se dovessi scegliere tra rossetto e lucida labbra in generale, sceglierei rossetto. Ma se dovessi scegliere tra un tipo di rossetto e un tipo di lucida labbra, sceglierei un lucida labbra. Poi, 8. Prodotto che non hai mai utilizzato. Allora, un prodotto che non ho mai utilizzato, cioè non lo so. Forse, allora, l'unico prodotto che mi manca nella mia collezione tra virgolette che non ho mai utilizzato sono i fondotinta minerali, quindi quelli in polvere proprio non li ho mai provati, anche se ne ho avuto, anche se comunque ho avuto la curiosità, però non li ho mai provati. Però voglio al più presto comprarne uno, già ne ho occhiato uno di Maybelline, quindi al più presto. Poi, 9. Preferisci marche low cost o high cost? Allora, se vi dicessi che preferisco marche low cost sarei stupida, perché io amo cioè marche high cost, tipo Chanel, tipo Dior, tipo MAC. C'è, cioè MAC, secondo me è una cosa fantastica, anche se qui nella mia città non esiste un centro che rivende MAC, ma comunque io l'adoro. Mi piacciono troppo anche i rossetti, c'è tutto. Quindi non vi posso dire, non vi posso mentire dicendo che mi piacciono i prodotti low cost. A me piacciono i prodotti high cost, ma io purtroppo non lavorando, essendo mantenuta dai miei genitori, mi devo accontentare un po', diciamo, dei low cost. Quindi adoro i low cost perché mi posso permettere quelli per ora, ma non vi dico che comunque se avessi avuto un mio lavoro a quest'ora avrei avuto anche dei prodotti un po' più carucci. 10. Sei gelosa se qualcuno usa i tuoi trucchi? Allora, sì. Tranne comunque se è una mia amica, se è una mia amica stretta, però sì. Allora, nel senso, devo decidere io se darti un prodotto rispetto a un altro, perché
se arrivi tu e mi dici io voglio questo, io ti dico per esempio che non è possibile, tu lo vuoi per forza, mentre io devo essere libera di poterti dare i prodotti che voglio io che tu utilizzi. Non che vieni a casa mia a dire voglio questo, voglio questo e voglio quello, ma un po' con tutte le cose io sono così. Poi 11, butti mai prodotti scaduti? Allora dipende. Se sono prodotti come il fondotinta che va a contatto della pelle, io finora non ho mai avuto una bollicina, cioè non ho fatto uso di fondotinta oggi. Non ho nessuna bollicina. E quindi diciamo che farmi venire le bollicine che non ho mai avuto, tranne più piccolina, tipo per i 15 anni che avevo acne, cioè dopo aver sconfitto l'acne, farmi tornare le bollicine a causa di un prodotto scaduto, quale potrebbe essere il fondotinta, visto che sta a contatto comunque con la pelle, no grazie, io lo butto immediatamente. Invece magari, che so, un lucida labbro, un rossetto o anche un ombretto, se mi accorgo magari il rossetto che fa ancora un buon odore eccetera, io lo utilizzo, mentre se vedo proprio che sono deteriorati proprio giù, li butto assolutamente. Ultima domanda: cosa ne pensi di questo tag? Tag altre persone. Allora, che dire, cosa ne penso di questo tag? Penso che siano delle domande carine da rispondere e spero anche che voi magari vi siate, tra virgolette, divertite a guardarmi. Tag altre persone. Allora, io taggo, come prima cosa, taggo Alessandra SP, ti mando un bacione, Gioia, sei stupenda come sai e come ti commento sempre i video. Poi un'altra persona che taggo, Jenny Sart, anche lei una stupendissima ragazza che penso proprio che conosciate, perché non si può non conoscerla. Poi senti, tra noi due hai degli occhi stupendi. Quindi comunque, un'altra ragazza infine che voglio taggare è Nothing Else Matters ES. Ha un nome abbastanza un pochino difficile da pronunciare, visto che io e l'inglese siamo, diciamo, litigati da quando sono nata. Quindi Nothing Else Matters ES, non lo so. Spero di averla, comunque di averlo detto bene il nome. E niente, vi mando un bacione gigante. Ciao, pupe!